In base a ciò che credi di essere, agisci. Se credi di essere una persona magra, agirai di conseguenza. Se credi di essere una persona timida, agirai di conseguenza. Se credi di essere un dipendente, agirai di conseguenza. E questo lo so molto bene. Qual è il problema, però? Che nel campo della crescita personale viene insegnato ad una persona a cambiare l'immagine che ha di se stesso 100.000 volte durante l'arco della sua vita. Quindi viene detto, se tu adesso hai poca autostima, ok, cambia l'immagine di te stesso in una persona che ha molta stima di sé. Perfetto, ma poi tu avrai l'obiettivo di migliorare le tue relazioni, allora devi cambiare l'immagine che hai di te stesso sulle relazioni. E poi che cosa ti viene detto? Ma guarda, guadagni poco? Ok, allora cambia l'immagine che hai di te stesso in maniera tale che ti vedi come un imprenditore. E quindi una persona passa la sua vita a cambiare l'immagine che ha di se stesso. Però qual è il grande difetto, il grande problema di questo metodo? Che tra l'altro è il metodo che va per la maggiore in questo periodo storico, quindi va di moda. E poiché è una cosa fatta da tante persone, per forza è sbagliata. Perché questo metodo ha un limite enorme che consiste nel fatto che sempre, qualsiasi immagine di te ti vai ad installare, hai la concezione che il mondo all'esterno possa decidere per te, quindi le cose accadono a caso e tu vivi un certo evento perché a caso ti sei trovato in una certa situazione. Questi cambiamenti che hai fatto nell'immagine che hai di te sono stati dei cambiamenti sicuramente utili, ma non sono andati a toccare il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione è che tutto ciò che tu vivi è una tua creazione. Quindi, quando tu vai a cambiare l'immagine che hai di te stesso, da dipendente a imprenditore, piuttosto che da persona che ha pessime relazioni, a persona che ha una fantastica relazione, da persona che vive delle difficoltà, a persona che non le vive, eccetera, comunque hai la concezione che il mondo è un'entità a sé e che ti sovrasta, che può decidere di tutto, che tu puoi uscire di casa e ti può succedere di tutto. Questa concezione, a parte che è falsa ed è una descrizione estremamente limitante, ti porta a vivere, anche se magari non te ne rendi conto, però passi la tua vita costantemente a vivere nella paura. Paura di che cosa può succederti, paura di cosa può dirti una persona, paura di cosa può avvenire in ogni istante. Quindi esci di casa con la tua nuova immagine di te super sicuro, però in profondità tu vivi sempre nella paura perché hai questa concezione assurda che gli eventi accadono a caso. Ora, tu puoi tranquillamente, perché è una tua scelta, andare a cambiare l'immagine che hai di te e la cambi 1.000 volte durante l'arco della tua vita, in base all'obiettivo cambi l'immagine che hai di te e costantemente passi la tua vita in questo modo. Lo puoi fare. Ok? È una cosa che alle persone piace e quindi ok. Ma se usi un po' il cervelletto, la cosa fondamentale da andare a fare non è cambiare l'immagine di se stesso 1.000 volte nell'arco di una sola vita, ma è semplicemente installarti la convinzione fondamentale. La convinzione fondamentale dice che tu crei gli eventi che vivi. Quando tu entri in quest'ottica, allora sai che la quantità di successo che hai dipende da te, che le tue relazioni dipendono da te, che quanto guadagni dipende da te, sia nel bene che nel male, che se vivi un evento dipende da te, che se guadagni di più del solito dipende da te, che se guadagni di meno del solito dipende da te, che qualsiasi cosa dipende da te. Quando vivi in questa concezione, allora la paura svanisce e è tutto estremamente più facile. A parte che hai un potere enorme, perché una volta che smetti di cedere il tuo potere all'esterno, accusando sempre qualcuno all'esterno, è colpa sua, è colpa sua, è colpa sua, vivo questo perché quando smetti di accusare l'esterno e ti prendi la responsabilità, acquisisci un potere enorme. Quindi una volta che tu inizi ad avere questo potere e lo utilizzi in maniera corretta, è chiaro che la tua vita cambia. Ma la tua vita cambia quando tu inizi a capire chi sei veramente, non quando cambi l'immagine che hai di te su un piano più superficiale. Non dico che sia inutile, perché per tante persone l'unico lavoro che possono svolgere è questo tipo di lavoro più superficiale, più orizzontale, dove una persona cambia l'immagine che ha di se stesso in maniera costante. E quindi ok. Però se tu
puoi, per varie ragioni, fare un lavoro più profondo, più verticale, dove cambi totalmente di 360 gradi la concezione che hai del mondo e la ribalti, allora tu devi lavorare su questa nuova concezione. Quindi nulla accade all'esterno, è tutto una proiezione di ciò che accade dentro di me. Devi andare ad installarti questa convinzione, che è la convinzione madre, ok? Tutto il resto è inutile. Una volta che ti sei realmente convinto di questo, ma non si tratta di una convinzione mentale, perché se io dico convinzione sembra una cosa mentale, me lo ripeto, ok? Quando arrivi sempre di più è un sentire, quando arrivi sempre di più a sentire che l'esterno è una proiezione di ciò che hai dentro, hai cambiato l'immagine che hai di te una sola volta, ma lo hai fatto per sempre e lo hai fatto soprattutto in maniera fantastica, potente, e non ti servirà più altro. Quindi non devi poi andare a cambiare l'immagine che hai di te in maniera costante in base all'obiettivo. L'hai fatto una volta ed è fatta. Quindi mi raccomando, usa la testa e lavora su questa convinzione e non sul cambiare l'immagine che hai di te mille volte.